Buongiorno dalla redazione di Infofermo. Oggi 1 aprile 2014, in prima pagina Marche del Messaggero Made in, pressing dei calzaturieri sugli eurodeputati. Ieri a Milano l'incontro tra vertici del settore e politici in vista del voto del 16 aprile a Bruxelles. Rendere obbligatoria l'identificazione d'origine significa tutelare il saper fare italiano. E vediamo. Nella foto, appunto, il direttore di Asso Calzaturifici Fabio Aromatici con il presidente Cletos Agripanti. Sempre in prima le piante del profumo Vetiver anti-erosione. A Porto Sant'Elpidio le piante di profumo Vetiver contro l'erosione costiera. E questa è la sperimentazione a costo zero per l'amministrazione che verrà avviata dal comune di Porto Sant'Elpidio per arginare i danni del maltempo a tutta la costa. Andiamo alla pagina di Fermo, giunta è ancora a stallo, il sindaco prende tempo, per l'urbanistica non si esclude l'arrivo di un tecnico. Ho ancora bisogno di qualche giorno per decidere, e così il sindaco Brambatti allontana l'attesa sulla nomina dei nuovi assessori. Andiamo a Porto San Giorgio, lotta all'evasione per ridurre le tasse. Tra gennaio e febbraio recuperati 150.000 euro, oltre 300.000 solo negli ultimi mesi del 2013, e in base agli accertamenti degli uffici comunali. Sempre a Porto San Giorgio ho scoperto un centro massaggi a luci rosse, e questo è il fatto di cronaca che campeggia oggi anche sulle altre testate. Il blitz messo a segno nella zona nord, la struttura è stata posta sotto sequestro. Lucciole, controlli e multe, 10 verbali e fogli di via. A Porto Sant'Elpidio impegnati i carabinieri, i vigili urbani e gli agenti di polizia, quindi continua la lotta contro la prostituzione. E andiamo al processo, aggredì l'ex compagna, pena ridotta in appello. È toccato appunto alla pena per Giuliano Corsi, 71enne di Fermo, che resta comunque accusato di tentato omicidio. Ieri la Corte d'Appello ha condannato l'uomo a 3 anni e 2 mesi. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico di oggi e appunto il fatto di Porto San Giorgio, sigilli al centro dei massaggi a luci rosse, blitz della polizia, clienti dalle province di Fermo e Macerata, denunciati un cinese e un'italiana di 56 anni. Da tempo nel mirino del commissariato, chi voleva l'extra doveva pagare. E quindi ancora una volta, appunto, queste attività centri estetici che mascherano invece un giro di prostituzione. Rimanendo sempre sul tema del meretricio Lucciolo in strada, solo 16 anni e una vita d'inferno, è avvenuto a Porto Sant'Elpidio. Un'ex prostituta racconta l'odissea delle giovanissime romene. Il boss lo chiamano il dottore, chi affitta casa prende 400 euro per ogni ragazza. È difficile risalire proprietari, per gli appartamenti si usano i prestanome. Siamo a Fermo, battaglia per etichettare i prodotti. Made in, calzaturieri mobilitati, 766 scarpe da bambino ai rappresentanti del Parlamento europeo. E questo è lo stesso fatto che abbiamo già visto dal Messaggero in prima delle Marche. Aggredì la sua ex, pena ridotta, violenze in una serra di Pedasola, lite e poi colpi con un cacciavite, quindi tentato omicidio, è stato derubricato il reato in appello. Happy Bee, fra i vincitori c'è un designer fermano. Il giovane Foglini ha partecipato a un concorso online sulla progettazione dei mobili d'arredo. Tra i 134 progetti candidati al concorso, spunta tra i vincitori il nome di Paolo Foglini, designer di Fermo e progettista Gru. Andiamo avanti, Saccuti dichiara guerra ai volantini selvaggi, adamandola ordinanza sulla pubblicità da parte del primo cittadino, mentre a Fermo si pagano le pensioni, occhio alla sicurezza, il piano delle poste per gli anziani per tutelarli dagli eventuali scippi non appena ritirata la pensione. Cresce la passione per il rugby, successo per i giochi sportivi studenteschi che incoronano Montegranaro. La provincia del Sax finisce in vetrina, sempre a Fermo, i big a confronto con l'orchestra formata da 35 giovani musicisti. Arriva la Tasi, un'altra stangata in vista. Siamo a Porto San Giorgio, l'assessore Bisogni, gli eventuali aumenti non saranno colpa nostra, cresce la lotta all'evasione. Parametri omogenei, confermo, ma la crisi amministrativa per ora ha bloccato ogni discorso. Pian della Noce, vittima del disagio, sempre a Porto San Giorgio, prima le esche avvelenate per i cani, poi tentativi di rapina e ora le segnalazioni dello spaccio. Quindi un quartiere residenziale che era un po' il fiore all'occhiello della città, invece flagellato da tanti problemi.
Riqualificazione e manutenzione, nessuno si muove, serie di allagamenti a sud e alberi a rischio, rinnovamento cittadino, critica l'amministrazione comunale. Andiamo avanti sul territorio, Chienti Park, a giugno il sipario, se ne parla ormai da diversi giorni, 90.000 metri quadri di divertimento sull'acqua, ora si vaglia il progetto. E Franchellucci, di sicuro nell'area Pietrella non sorgeranno capannoni e supermercati. Dita incrociate, ora tutti tifano per il vetivè, e quindi è questa la nuova sperimentazione che abbiamo già visto dal Messaggero. E andiamo a Montegranaro, incidente con lo scooter, muore un giovane, tragico scontro a Villa Luciani, il ragazzo 18 anni investito da un'auto, inutili i tentativi di rianimarlo. Appunto, quindi vediamo che Francesco Crocieri verso le 20:45 è stato centrato in pieno da una Fiat Bravo lungo la provinciale. Sul posto familiari e amici stretti nel dolore, senza luci, l'arteria verso la zona industriale, quindi sotto accusa quel tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente mortale. Andiamo a vedere il resto del Carlino di oggi. Il cantiere del Murri sembra aperto, ma i lavori non finiscono mai. Erano infatti programmati per il mese di marzo i lavori che dovevano finire e restituire all'ospedale, al nosocomio Fermano, i reparti rinnovati, ritardi cronici per il trasferimento dei reparti e il nuovo pronto soccorso. E quindi ancora tutto deve essere consegnato, un cantiere ancora aperto. Protezione civile, gruppo comunale, all'esercitazione nazionale, volontari pronti per i soccorsi fluviali. E il caso appunto del centro massaggi posto sotto sequestro, prestazioni sessuali ai clienti, sequestrato un centro massaggi. Entravano imprenditori, commercianti, avvocati fermani e maceratesi, quindi in base agli appostamenti anche gli avventori sono stati segnalati. Toto Assessori, Zecchini favorita per i servizi sociali, continua appunto la querelle sulla questione della giunta comunale a Fermo, si fanno anche i nomi di Ricci e della Mattei, ma è ancora Toto Assessori, nulla di certo, il sindaco ha preso ancora alcuni giorni. Voto sul Made in al Parlamento europeo, cresce l'attesa degli imprenditori, in questo caso abbiamo per Assa Calzaturifici la foto di Arturo Venanzi. Lido, iniziata la sistemazione delle palme, l'incuria degli anni passati le ha ridotte male, partita la pulizia dell'arenile, quindi ci si prepara dopo queste prime belle giornate alla stagione estiva. Fermo Forum, 5.000 visitatori e tante iniziative interessanti, un piacevole weekend tutto verde. E andiamo avanti con la lettura del giornale con la pagina di Porto San Giorgio. Il Papa benedice la risurrezione di Gigino, con un grande tronco portato dal mare ha realizzato una croce per Santa Vittoria. E quindi ancora il Santo Padre che crea legami con il territorio. Dalla lotta agli evasori un tesoretto di 130.000 euro in 2 mesi. E questi sono i dati della lotta all'evasione. A Porto Sant'Elpidio, botte tra cinesi all'autogrill, in A14 arrivano le volanti, parapiglia nel piazzale dell'area di servizio, Chienti Est. Antenne, ok alle modifiche, comune pronto a spostare gli impianti, commissione consiliare al lavoro per la revisione del vecchio piano, individuati siti alternativi. Siamo sempre a Porto Sant'Elpidio, piante e sacchi per fermare l'erosione. E invece sul territorio, appunto, l'incidente mortale che ha visto vittima un 18enne a Montegranaro, scooter contro un'auto, muore a 18 anni, schianto a Villa Luciani, la vittima è Francesco Crocieri. E ancora appunto ad Altidona, record di soccorsi per la Croce Verde, l'assemblea ha eletto il consiglio direttivo. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Come di consueto la redazione di Infofermo vi dà appuntamento domani mattina e vi invita a scrivere all'indirizzo web redazione@infofermo.it.